Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 su Snack World, esploratori di dungeon. Siamo nel quarto capitolo, abbiamo appena sconfitto le Banshee e a quanto pare il re dice che abbiamo modificato l'orario del sistema. Se lo fai le cose non continueranno a funzionare come dovrebbero. Sì, perché appunto l'ho usato per Animal Crossing per evitare di andare un giorno avanti e appunto registrare la puntata del lunedì. O meglio, il beat, la piccola parte del lunedì e poi appunto tornare martedì, che è il giorno corrente, per appunto avere la casa sbloccata e fare l'altro debito, insomma, tutte quante cose così. Subirò gravi conseguenze se continuo a farlo. Mi sa che continuerò allora. Abbiamo Chap. Ehi, Link! Ciao. Senti, ti potrebbe servire un coltello da verdura? L'ho vinto alla pesca, ma non mi serve. Un centinaio di grane per te, ok? Chap, è così che tratti i tuoi amici? Amico? Beh, insomma, non proprio. 1, 2, 3, prova il microfono! Chi è? Non è la voce del cancelliere? Di solito lui non fa annunci. Attenzione, cittadini, la principessa Melonia si è ammalata! A quanto pare ha un caso di problemi insormontabili e non ce la farà. Ma che cosa? La principessa Melonia non ce la farà? A quanto pare. Principessa! Chap, sei uno zuccone! Chap, aspetta, infatti Chap sei uno zuccone. Il re offre una considerevole ricompensa a coloro che saranno... che sapranno aiutare la sua amata figlia. Tutti coloro che pensano di esserne in grado sono pregati di recarsi subito al castello. Una considerevole ricompensa potrebbe essere quella bistecca succulenta che sogno da giorni. O quella raccolta di film che sogno da giorni. Che tipo di film è? Io penso che sarà qualcosa di un po' più redditizio. Tu cosa ne pensi, Link? Ha intenzione di andare a castello? Beh, la principessa mi lascia indifferente, quindi la ricompensa mi incuriosisce. Anche tu stai pensando a quella bistecca succulenta, vabbè. La sua mente è pervasa di immagini. Ora ho capito cosa intendeva. Avevo un piccolo dubbio, ma quel dubbio si è diradato e ho capito cosa intende per film. Ad ogni modo andremo ad andare a castello. Grazie, meno male che qualcuno che ragiona. Capitolo 4. Panacea della principessa, l'immortalité. Immortalité in francese. Grazie a tutti di essere qui. Avete saputo la triste novella, ovviamente. La mia melina preziosa è... La mia povera melina preziosa. Non morire, principessa, non puoi morire. Non mi hai mai dato neanche un bacio. No, io non ho mai visto neanche di sfuggito un tuo calcagno nudo. Calcagno. Feticista? Nonostante la situazione sia tragica, non possiamo restarcene qui seduti a soffrire. Come sapete, vi ho chiamati qui affinché aiutate mia figlia. Sì, il re cambia voce, non ci fate caso. Chi riuscirà a salvare la principessa verrà ricompensato con la sua mano. Impossibile. La sua mamma mia. Questo significa che potrò baciarla. Non solo. Ma che è successo a questo? Quello ha un naso enorme. Potrò vedere il suo calcagno tutte le volte che vorrò. Ma chi c'è con i calcagni tu? Il suo calcagno. Ma che schifo. Ma perché? Mi fa schifo quel robot. Mi dà ripulsione. Quel robot è fastidioso. Mamma mia. Un feticista dei calcagni. Ma che cacchio. Davvero? Sei inquietante. Sei inquietantemente buffo. No. Sei inquietantemente inquietante. E vai. Ma come vai? Quindi significa che voi due ora siete rivali? Oh! Ecco! La Flambenis che si trova... Ah, la Fenice, quindi! Oddio, io amo le Fenici, ragazzi, sono forse il mio secondo animale mitologico preferito. La Flambenice, che si trova nelle guglie ghiacciolose, possiede una bevanda magica conosciuta come Immortalité. Le guglie ghiacciolose sono oltre la Sorbatorba. Sorbatorba. Persino oltre i pascoli panati. Allora... Cavoli, i pascoli panati, sarà pieno di carne panata. Buona. Sembra un viaggio bello faticoso. Ma solo da uno di voi verrà concessa la mano della principessa, giusto? Quindi sarà una gara a chi riuscirà ad accaparrarsi per primo questa immortalità. Cioè io. Hai ragione, diamo il via alla gara. Sì!
Secondo me non hanno capito per cosa sta. Non intende la mano in sposa, ma vedremo poi alla fine del capitolo. Ehi, beh, grazie per aver aspettato, Chap. Ok, grazie. Ok, grazie. Io non ho alcuna possibilità. È qui che entro in gioco io. Lascia che ti serva! Ho un favore davvero importante da chiederti. Ti uniresti alla squadra di Pignocchio? No, grazie. Ti prego, saresti di grande aiuto! Già. Vabbè, allora. Grazie mille davvero. Avevo calcolato che avresti risposto così. Allora non c'è tempo da perdere. Innanzitutto andiamo verso Sorba Torba. Ma io non voglio la mano della principessa, non mi piace. Non è che in questo gioco ci siano personaggi particolarmente carismatici tra quelli femminili, però, insomma, principessa proprio. Dalla palude alle guglie, mega premio arco in quercia. Oh, arco in quercia mi interesserebbe molto, eh. Sarebbe più forte dell'arco normale. La sinergia poi con i miei mostri è aumentata, quindi siamo più affiatati, più forti, più resistenti. Insomma, siamo belli tosti. Non ci fa paura nulla. Sorba Torba e la pianura quella delle parate là. Allora, vediamo un po' che mostro. Qua c'è un mostro grande, a quanto pare. Ma quanto danno ha fatto? Scusatemi, Ha fatto un po' di danno, eh. Danno pazzesco, oltretutto. Andiamo. Che spacciato. Ah, ma quello perché era più forte, probabilmente. Acqua, mi serve dell'acqua. Attenzione, Biancavena. Che non sia però una trappola, eh. Ok, sei colpita, ma... Un bacio potenzia le tue statistiche, grazie. Dov'è? Non c'è. Beh, me le potenzio io, vai, per conto mio. So capito. Beh, dobbiamo arrivare qui. Posto strano, perché? I miei circuiti devono essere bagnati. Cosa? Ma è un nemico è diventato? Perché? Vabbè, facciamolo fuori comunque. Lascia che ti serva! Vabbè, è andato comunque sia. Ah, ok. Scusami, adesso sto bene. Tu sei malato. No, stai bene. Non so, forse potevo andarmene anche senza affrontare Pignocchio. Perché... Mi diceva missione completata il generale Macedonia. Ah, però due oggetti importanti. Igname di lime e anche il Ram High Tech. Ram High Tech. O High Tech. No. Non so se si sente bene l'hack in quella parola. Posso aiutarti? E Pignocchio, dove diavolo sei stato? Ti ho creato, ti ho dato questo lavoro e tu mi manchi di rispetto andandotene senza il mio permesso? Geppetto, sorbetto, beh, capite, no? Oh, capisco qual è il problema. Hai i circuiti tutti bagnati. Ok, sarà meglio che ti sistemi. Non è che incontreremo una specie di balena? Pare proprio che non possa proseguire oltre. Non arrenderti così in fretta. La vuoi o non la vuoi la principessa? Non vuoi vedere il suo calcagno? Hai ragione. Nessuno mi porterà via il mio sogno. Nessuno porterà via i calcagni della principessa Melania. Per din 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 dina. Per Pinchio Pinchirnaccolo, uomo radioattivo. Non appena sarò stato riparato ci rimetteremo in cammino. Che saggio. Sono felice di risistemarti. Ma sarà meglio che non ti azzardi di nuovo ad andartene quando qui c'è dentro c'è del lavoro da sbrigare, chiaro? Ma tu non lavori mai? Riconoscimento vocale fallito, impossibile interpretare il significato della frase. Hai finto tonto. Vostra maestà, tristi novelle. Cosa è successo? No, non me lo dire, no, non può essere vero. Esatto. Sarà meglio che vi sediate, vostra maestà. No, è impensabile, non posso accettarlo. Mi dispiace, vostra maestà. Grazie. Oi, oi.
Chiedo scusa per l'attesa. Le riparazioni sono completate, sono totalmente impermeabile. Impermeabile. Chissà che tesori ci sono nascosti sott'acqua. Sarà meglio che ce ne andiamo di corsa alle guglie ghiacciolose. Sono così vicino ora, la principessa Meloni e i suoi calcagni saranno miei. Ma perché ti Lascia che ti serva! Non ci posso credere! Non si allunga il naso perché dice le bugie! Ma gli si allunga il naso perché è eccitato! Già altre volte mi era sembrato strano, ma qui stiamo sfiorando dei livelli di... proprio... aiuto? Aiuto? La spada Elsa di Quercia, oh cavoli. Beh, prendere un premio di quelli sarebbe davvero interessante, perché magari sì, ti cambia uno dei mostri a cui puoi fare male con un'arma diversa, però aumenta anche la potenza e quindi al limite, insomma. Non so, dovrei fidarmi a camminare sul ghiaccio? Allora, vediamo un attimino la situazione. Puoi fare una foto, vai, metallaro mortale. Ah, qui si può camminare senza problemi? Ah, meno male, non neanche si scivola. Vabbè, oh, tanto. Aiuto! Il piedone? L'africano? Attacco sprecato. Fornelletto? Che carino. Si troverà bene qui dentro allora. Schele porcello. Sì, ma dov'è? Prorettile. Va bene, va bene. Proseguiamo, su, dove andate? Oh, attenzione, un ponte pericolante. La coppa polare non si è ancora forza orsi. Mi scuserai se ti faccio male? Forza orsi. Pallone morto. Vabbè, insomma, sta andando piuttosto giù. Orsorbetto alla frutta. Va bene. È andato. I pascoli panati, andiamo. Eccoli, le guglie ghiacciolose. Quelle erano i pascoli panati, queste invece le guglie ghiacciolose. Attenzione, ma sulla schiena ho una stella. No, 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 aspetta! Ma no! Ma no, perché? Ah, battaglia col boss molto semplice è stata. Pensavo che fosse più difficile. Ci hanno proprio facile facile. Va bene. Quindi per chi si aggiudicava l'entrata alle guglie ghiacciolose... Mi pizzica stranamente le braccia, mi pizzicano. E... volevo dire, no? Allora, prima erano le pianure panate, perché era neve, no? Tipo panatura. E poi le guglie ghiacciolose. Va bene, non ho mai usato neanche una cura. Solo quelle che forniva il gioco, l'IFO, quelle già belle pronte. Due chip. Un circuito integrato che può violare le spade per cambiarne le super giare. Wow! Cambia casualmente... Oh, che bello! Beh, casualmente... Potrei provarle e poi evitare di salvare. Ma qual è il tuo problema, eh? Sei ancora... Scusa, maestro sorbetto. Continui a ingannarmi, a ingannare me, il tuo padrone. E tu sei un robot per tutti i marchingegni. Io non ti inganno, non ho mai detto che non sarei andato. Ah, punto suo. Ti prego, maestro sorbetto. Mastro, non maestro, ho letto maestro. Ti prego, maestro sorbetto, mi serve un corpo che possa sopportare il freddo. Ok, ma sappilo, non puoi più permetterti altre ore di riposo. Non fermarmi, ti prego. Non portarmi via il mio sogno, è una questione di rispetto familiare. La prego, glielo lasci fare. Beh, in fondo finora mi hai sempre servito bene. Ok, eseguirò le riparazioni, ma questa è l'ultima volta, capito? Grazie, grazie, grazie. Ok, tutto pronto. Ora dovresti essere in grado di funzionare fino a meno 50 gradi. Viva l'antigelo! Grazie, Mastro Sorbetto! Ok, Link, proseguiamo. Verso le guglie ghiacciolose! Magari però nel prossimo episodio, eh?
Perché per il momento di calcagni nudi ne ho già avuti abbastanza. Troppo, ne ho sentito parlare fin troppo. Bene, Cugi, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. E se anche voi siete feticisti dei calcagni, lasciate un mi piace. No, perché comunque sia i like non mi danno da mangiare. Quindi io, come ho detto appunto, spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!